Oggi si sfideranno 5 concorrenti e l'ultimo che si toglierà il visore VR lo vincerà. Ok, si parte. Ci sto. Certo che mi potevi spiegare dove cazzo sta la roba. Goditi l'ingresso nel visore VR. Niente, in bocca al lupo. Ma prima di iniziare sono io a sfidare voi. Ogni nuovo iscritto sotto questo video io regalerò 1 euro. Avete 15 giorni di tempo, poi andrò a vedere sulle analitiche di YouTube, farò il calcolo e vi registrerò i video dove vi mostrerò tutto. Ancora non so a chi darò questi soldi, lo darò a delle persone casuali e magari potreste essere anche voi. Al di là di questo, la sfida del visore VR è iniziata e tutti sono partiti da First Step. Sarebbe il tutorial che ti fa introdurre a questo nuovo mondo virtuale. No, vabbè, fighissimo. Oh sì, finalmente posso vivere in un mondo fatato come sempre sognato. Bro, è fighissimo. È stupendo, voglio vivere per sempre qui dentro. Continua a schiacciare il pulsante di presa e solleva l'indice. Questo è l'indice, sì. Non avvicinarti troppo o andare oltre. Che cos'è questo oggetto? Ma non vedo nulla, cioè... E comunque questo dimostra che i terroristi avevano... C'è chi si è abituato al visore più facilmente, mentre c'è anche... Come sta andando? Bene, bene. Spacca l'incazzo. Ho fatto malissimo. Dopo il training ognuno ha iniziato a giocare a quello che voleva e la maggior parte di loro hanno iniziato a giocare a ping pong. Cioè a giocare un parolone, più o meno ci hanno provato. Sei capace già a ping pong nella vita vera? No. Ok. Mentre c'era anche chi... veramente non so cosa stanno... Ma cosa sta facendo? Ok. Sono un TikToker. Al di là di questi balletti da TikToker professionista, una cosa è certa, Dread stava rimorchiando. Ci sta provando con me, muovi le mani. Non so cosa stai facendo, però è veramente strano. Sto ballando con un robottino, già su te stesso però. Non fermarti mai però, ti prego. Già su te stesso. Passata mezz'ora. Davvero? Sì. Già? Già? Sì. Quindi stai tranquillo? Super. La vinci? Sì. Ma in realtà Lele sta andando anche bene. L'unico problema è con la mia telecamera. Frate, io non ce la faccio più niente. Io non ce la faccio più. Mi stai distruggendo. Mi sta. Ma che vuoi da me? Cioè, te che rompi il cazzo. Io sto nel mio spazio di gioco. Ma non è l'unica ad aver problemi. C'è anche chi aveva problemi con l'orientamento. Chi aveva problemi a capire la funzionalità dei giochi? No, vedi, da sopra verso giù, da destra verso sinistra. Vedi che ci sta una cosa bianca? Sì. Ok, da destra verso sinistra, da su verso giù, da destra verso sinistra. Vedi c'è una freccia? Ah, ho capito. C'è una freccia e te devi seguire. Vai dall'alto verso il basso. No, al contrario. Vedi che è al contrario, allora? Guarda, c'è una freccia. Ah. Alto verso il basso, destra verso sinistra. Sinistra destra. Ma dove cazzo lo vedi? Guarda, c'è una freccia bianca. Ma dove? Sopra il... La freccia bianca è sempre su verso giù. No, sul quadratino. E chi invece aveva problemi con la fiducia? Bro, che cos'è? Frate, è una cosa schifosissima, vai. Non so cos'è. Dai un morso, frate. Sembra una pallina viscida. Dai un morso bene. Non capisco cos'è. Oddio, c'è il COVID. Non senti i sapori. Comunque le mani, ma come è possibile? Hai sviluppato un senso di... No, raga, non sto a giocare. Però se vai a vedere si vede proprio la mia mano che... Vabbè. Come è possibile? Sono diventato matto. Sta vedendo cose che non esistono. Frate, non lo fa. Sì, vabbè. Frate, non lo fa. Sì, ti giuro. Non lo fa, frate. Frate, sei diventato matto. Una cosa che nessuno sa è che ogni ora che passa dovranno affrontare una penalità. Hai appena superato un'ora? Appena? Sì. Cazzo, penso di più. Ogni ora che superi fai il giro di roller coaster. Ah, minchia, allora mi sa che muoio qui. Io vedevo i video della gente che stava in piedi e tipo cadeva. La mia ragazza per un anno insieme mi ha chiesto di andare a Gardaland. Ringrazio Dio. All'ultimo si sono aggiunti Tancredi e Peia, perché altrimenti non avrei mai fatto una giostra. Erano Tancredi e la ragazza mia sulle giostre, io e Peia sotto che li aspettavamo. Oddio, ma cioè non ti dico che è la stessa cosa che sta sulle montagne russe, però ti fa venire da un'età di molti di più. Selfie. Oh, una roccia. Oh, doppio selfie. Ma? C'è chi le montagne russe non le ha sofferte per niente, mentre c'era anche chi... No, greve. Oh mio Dio.
Però sto sudando un botto, te lo giuro. Oh madonna mia. Non ero pronto fisicamente. È meraviglioso! Ma te dà un po' di sensazione di legare nel cuore, mettiamo. Sto per sboccare. Vabbè, mi faccio malissimo qua. Ma neanche Donkey Kong aveva Oh. È tipo troppo realistico. Quando finisce? Un attimo, posso dire la non gli fai più. No, sì, mi sta proprio esplodendo la capoccia. Non ce la fai più. No, te lo giuro. Ole, interrompi. Secondo me non è proprio una tecnologia costruita per starci più del 20 minuti. Stringe proprio sulla testa. Fa malissimo. Non ce la fai più? No. Wow. Sarà il futuro? Non lo so. Se ti fanno un po' più leggeri, sì. Diego ti sta chiamando in FaceTime. Quindi rispondi. Vai. Ciao. Non posso andare via. Perché no? Finché resisto, devo resistere. Ti stanno insultando dei bambini? Sì. Vai, insultali. Yo guys, fuck off. No, mi bannano, fratello. Oh, tu stai a togliere? No. Stai usando la tattica film? Sì. I concorrenti che sono rimasti sono stati molto furbi in questa seconda ora. Infatti hanno tutti utilizzato una tattica. La tattica film. Frate, come sta andando il film? Tutto a posto? Una bomba. Adesso sono passate le 2 ore, quindi già. 2 giri nelle montagne russe. No, bro. Eh sì. Bro, io sbocco. Vai, frate, montagne russe. Vai, olè. Scornazzo di casco. Ma che idea è? Perché dovrei avere il casco? Mi sa che mi tiro indietro. Non le vuoi fare? Ma chissà perché Ace non vuole fare le montagne russe. Ok, dai, forse ho capito. Mi sa che è qui. Schifoso. Aspetta, sono rimasti 2 concorrenti in gara, Monte versus Lele. Chi vincerà questa sfida? Come ti senti? Meglio di prima, te lo giuro, ho avuto momenti in cui stavo frequentando. No. Che fale, mi ero così tranquillizzato da prendere. Sto per sboccare. Abbassa, guarda giù, bro. Aia, mi hai fatto male. Io sbocco. Occhio Diego. Aia, dai. Finito, vedete, premi pausa. Esci, puoi tornare a fare quello che vuoi. Torna a vedere il mio film. Anche tra la seconda e terza ora c'è stata la tattica film. Ma qualcuno non è riuscito a superare la terza ora. Gara! Te l'hai addormentato, eh? Te l'hai addormentato. Basta, togli. Basta? Ok, appena te lo togli, interrompo. Sicuro? Sì. Non ce la fai più? No. Vai, quando vuoi te. Quanto resisti te, vai? Com'è il mondo? Bello, mi mancava. Madonna, raga, mi sta venendo troppo da sboccare. Qualcuno mi batterà al 100%. 3, 2, 1. Vabbè, sì, Monte ha vinto, ha fatto le montagne russe, bla bla bla. Non vi faccio vedere altro, anche perché ha vinto di misura. Oh, basta. Non ce la fai più? No. Com'è il mondo? Ti vedo ancora. 4 ore e mezza. Pensa quanto non ho un cazzo da fare. Il vincitore è Montesi. Lui ancora non lo sa. Adesso si trova nell'altra stanza. Lo chiamerò e gli darò il premio. Complimenti. Sì, sei lo sapevo. Però mi sono mica sotto. Complimenti. Lo sapevo, era stato io. Let's go. Vedete sempre nei vostri sogni, perché si possono realizzare. Assurdo. Sei felice? Sì, molto felice.